Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Io sono Dama Colleziona e benvenuti sul mio canale. Ben ritrovati ragazzi, oggi andremo ad unboxare la Collector's Limited Edition del film Training Day, film del 2001 diretto da Anthony Fukua con protagonisti Denzel Washington e Ethan Hawke. Si tratta di un bellissimo poliziesco, vecchia scuola, molto duro e crudo, molto bello, che vi consiglio di vedere almeno una volta perché è davvero fantastico, un bellissimo film ricco di colpi di scena. Questa qui è la nuovissima edizione 4K sfornata da Warner Bros. Io ho optato per la Collector's Limited Edition che ho acquistato su Amazon in quanto esclusiva di questo store. Ovviamente si tratta di un'edizione italiana che presenta all'interno anche una steelbook che si può comprare anche liscia a parte se non volete comprare questa Collector's Edition che costa di più. Io l'ho pagata 32 € e qualcosa perché l'ho preordinata subito, ma il prezzo di listino è di 40 €, mentre la steelbook normale ha un prezzo di listino mi sembra di 30 € e la steelbook è praticamente identica, solo che non avete i gadget. Ma se dei gadget che sono cartoline, libricino fotografico, non me ne frega nulla, andate di steelbook liscia che sicuramente anche calerà e troverete a prezzi inferiori rispetto al prezzo di listino di 30 €. Comunque ragazzi, bando alle ciance, come dico sempre io, andiamo a aprire questa bellissima Collector's Edition del film Training Day. Adesso, per farvela gustare al meglio, cambiamo inquadratura, che così potete vedere proprio in modo ravvicinato tutti i bellissimi artwork e tutti i vari gadget qui presenti. Ecco qui l'artwork frontale di questa Collector's Edition Warner Bros. Possiamo trovare il veterano poliziotto interpretato da Denzel Washington e il novellino Ethan Hawke. Come sfondo troviamo questa sorta di immagine background vintage, qui c'è l'iconica macchina che serve ai due poliziotti per fare da ronda. Non male come artwork, molto bello a mio avviso, molto carino. Qui dietro invece troviamo tutte le informazioni sull'edizione. Qui c'è la steelbook con due dischi, 4K e Blu-ray, il poster più vari gadget. Si tratta di un'edizione da collezione definitiva uscita per il centesimo anniversario della Warner Bros. Ci sono alcuni contenuti speciali inclusi sul disco Blu-ray. Dunque il film dura 121 minuti e contiene audio italiano in 5.1 Dolby Digital sul disco 4K, mentre sul supporto fisico Blu-ray contiene italiano sempre in 5.1 Dolby Digital. Questa è la costina dell'edizione, non c'è nulla in rilievo, c'è il logo 4K Ultra HD, il logo Warner Bros. E qui in mezzo il titolo Training Day. Adesso andiamo a vedere l'interno. Questa è la steelbook che ha praticamente lo stesso artwork dello slipcase, cambia solamente lo sfondo. Poi troviamo il folderino con i vari gadget, i vari inserti. E basta, lo slipcase come al solito per queste Collector's Edition targate Warner Bros. È rigido, bello sostanzioso, non si ammacca tanto facilmente, è bello spesso, quindi non male. Andiamo a vedere la steelbook molto carina, che però ha il neo di presentare un artwork simile a quello dello slipcase. In Inghilterra e in Francia hanno messo all'interno della Collector's Edition una steelbook con un artwork completamente diverso. Qui dietro presenta il distintivo da detective della LAPD, Polizia di Los Angeles. L'interno è così composto, troviamo due dischi, il disco 4K Ultra HD e il disco Blu-ray. E l'artwork interno è questo qui, troviamo sempre i due protagonisti assoluti di questo thriller giallo poliziesco, Ethan Hawke e Denzel Washington. Sul disco Blu-ray, adesso che vedo la serigrafia, forse è derivato da un master 4K, quello dell'edizione 4K Ultra HD, perché mi sembra nuovo e in linea alla serigrafia del disco 4K Ultra HD, quindi potrebbe essere un nuovo disco. Io purtroppo, non avendo il film in Blu-ray nella precedente edizione, non riesco a farmi una comparazione, quindi mi sa che a fine video comunque qualche schermata del menu ve le metto, in modo che potete fare voi un confronto se possedete la precedente edizione e valutare se fare o meno l'upgrade e se l'edizione Blu-ray contiene gli stessi contenuti speciali. Comunque edizione steelbook molto carina, molto bella. Andiamo a vedere il folder. Qui troviamo sempre uno sfondo legato a LA, a Los Angeles, l'elicottero, la scritta Training Day e un artwork, una vignetta di background colorata che si abbina perfettamente al colore della steelbook. Qui ci sono delle pallottole, purtroppo non c'è una sorta di effetto rilievo, ma eccole qui. Apriamo il tutto, il cartoncino di questo folder è bello spesso. Qui c'è questa scritta che è una battuta di Alonso: King Kong ain't got shit on me. Qui troviamo il poster e qua le cartoline. E questa è l'ultima cartolina, sono in totale 4, stampate su un bel cartoncino bello rigido, sostanzioso. Molto belle, carta ruvida quasi plastificata. Anche a piegarlo un attimino non si rovinano, molto belle. Adesso passiamo al poster. Si tratta di un poster unico, non è double face, ed è il poster originale dell'epoca, di piccolo formato, sarà un 40x60, un 50x70, piccolino, piegato ovviamente, monoface, non è double face come alcuni poster delle precedenti collector's edition. Difatti ragazzi, questa collector's edition non ha all'interno il booklet. Di solito queste collectors targate Warner Bros hanno il booklet, in questo caso no, ci sono solamente le 4 cartoline, il poster, il folder e la steelbook e basta. Bene ragazzi, abbiamo fatto l'unboxing di questa stupenda Collector's Limited Edition targata Warner Bros del film del 2001 diretto da Anthony Fukua con Denzel Washington e Ethan Hawke, Training Day. Bellissima edizione, ve la consiglio, ormai è andata fuori catalogo, ma date un'occhiata di video store perché dovrebbe avere ancora delle copie. Secondo me queste Collector's Edition sono davvero belle, stupende, fanno la loro bella figura in una libreria o un video. Io le ho praticamente tutte, me ne mancano forse solo un paio, di cui una edizione extra, e poi le ho tutte, ve le consiglio. Sul film c'è poco da dire perché è davvero un cult assoluto, uno dei più belli chill, gialli, thriller polizieschi degli ultimi 20 anni, visto che è del 2001, è fantastico. Spero che questo unboxing sia stato di vostro gradimento, nel caso mi raccomando lasciate un bel mi piace e se non siete iscritti al canale iscrivetevi perché serve per far crescere il canale YouTube. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa Collector's Limited Edition. Voi l'avete comprata, non l'avete presa, avete optato per la singola steelbook, l'avete presa su DVD Store, l'avete presa su Amazon, vi piace o non vi piace? Tutte queste cose qui scrivetemele qui sotto nei commenti. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e vi do appuntamento fra qualche giorno con un nuovissimo eccitante video. A presto!